lunedì mattina, ma che bello, ecco, il radio proprio vedere il lunedì mattina tanto rosa. Questa mattina io ho davanti ai miei occhi, ma potete vederlo anche voi sulla nostra pagina Facebook, veramente uno studio colorato di rosa ed è veramente una meraviglia. Io do il benvenuto ad Elena Simoni, presidente Avis provinciale. Saluto, buongiorno, ben trovata. Eccoti. Buongiorno, buongiorno a Buongiorno. tutti voi. Bene, poi abbiamo Simona Tomassetti, tutto in rosa poi, anche dal punto di vista proprio che ci sono tante belle donne qui oggi, questa mattina. Simona Tomassetti, dicevo, presidente Avis Comunale di Monteurano e responsabile del progetto Coloriamoci di Rosa, ben trovata. Buongiorno a tutti, Poi ben abbiamo, trovata anche a lei. grazie, Maria Antonietta Luciani, componente del consiglio direttivo dell'Avis del Comune di Fermo. Buongiorno. Bene, e infine abbiamo l'assessore Micola Lanzidei, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti. Bene, e quindi, ma che bello, coloriamoci tutti quanti di rosa. È una bellissima iniziativa che adesso andremo ad approfondire, andremo a scoprire, ma volevo iniziare innanzitutto con la presidente dell'Avis provinciale, Elena Simoni, a parlare dell'Avis, che è questa realtà così importante e così, devo dire, cioè assolutamente imprescindibile del nostro territorio, perché come sappiamo benissimo, donare è importante. Anch'io sono donatrice, quindi capisco proprio e mi rendo conto dell'importanza proprio vivendolo anche, no? Soprattutto in questo periodo di pandemia. Dicevamo prima, fuori onda, proprio che la pandemia più l'estate è un binomio veramente difficile, vero, Presidente? Sì, buongiorno a tutti di nuovo e grazie, grazie per ospitarci ripetutamente in questa radio che è sempre al nostro fianco. E per noi questo mezzo di comunicazione è veramente molto molto importante per diffondere appunto la cultura del dono. Come dicevi, intanto complimenti per essere donatrice e diverse persone di questa componente responsabili di questa radio sono donatori, quindi complimenti a tutti voi. E Grazie. la raccolta di sangue è veramente imprescindibile, cioè è un elemento essenziale per la vita. Proprio per la vita di tutti noi, perché no, cioè, qualsiasi persona può essere, si può trovare nella necessità di avere una trasfusione di sangue e cosa non da poco, le sale operatorie, cioè gli interventi, possono essere fatti soltanto dietro una scorta di sangue, per cui senza sangue si ferma tutto, si ferma il sistema sanitario. Ora, siamo qui stamattina a presentare questa bellissima iniziativa che è nata appunto Poi da ce lo una nostra, racconterà, sì, poi infatti. Simona vi parlerà di questa, Simona e le altre vi parleranno di questa iniziativa a cui noi crediamo molto, Sì. insomma. E io sono qui a parlarvi appunto di una criticità che purtroppo viviamo in questo primo semestre sicuramente del 2022. E la criticità purtroppo è a livello nazionale. Io invece, infatti, ho sotto mano un documento del direttore del Centro Nazionale Sangue, del dottor Sì. Vincenzo De Angelis, che fa praticamente una relazione su quello che sono che è la situazione di tutte le regioni. Dunque, noi come Regione Marche siamo stati sempre una regione donatrice, cioè una Tanto, regione vero? sì, Sì. che oltre alla nostra autosufficienza davamo sangue alle altre regioni, alcune regioni che diciamo che erano appunto in una situazione di Di insufficienza, deficit, sì. come noi altre regioni che adesso non sto qui a dire. Il problema qual è che adesso? Che noi e le altre regioni appunto che erano donatrici purtroppo si trovano quasi nell'insufficienza, cioè non riusciamo a avere la sufficienza per noi, ovviamente, quindi ovviamente non si può dare fuori il sangue. Il problema qual è? Chiaramente la pandemia, cioè la pandemia da cui non siamo fuori. Perché ancora siamo, cioè come si sa, ci sono ancora. Sì, sembra perché è arrivata l'estate, no? Uno non se Sì, ne rende però conto. purtroppo ancora, cioè diciamo, il Covid è meno aggressivo dal punto di vista dei sintomi, eccetera, Però però c'è. è ancora, sì, i contagi sono ancora alti.
Per cui in diverse famiglie ormai è difficile trovare una famiglia che non sia stata colpita da questa SARS. E il problema qual è? Il problema è che appunto dopo anche essere stati colpiti da questa malattia i valori non sono giusti, cioè i valori del sangue, quindi anche chi ha avuto e ne è uscito negativo, però magari ha dei valori bassi, quindi non riesce a donare. Quindi, sì, sappiamo che comunque all'interno dell'AVIS bisogna avere i valori del sangue, sì, che sono perfetti, perché ovviamente, io lo so perché mi rendo conto, perché per un periodo anche non ho potuto donare perché avevo dei valori all'interno delle mie analisi del sangue che non erano perfetti e quindi ho dovuto ripristinarmi, certo, per poter poi continuare a donare. Quindi ti sei dovuta fermare un periodo. Sì, ecco, e quindi purtroppo immagina le persone che l'hanno avuto e quindi sono dovute fermare. Quindi in questo contesto in cui appunto c'è una ripresa dal punto di vista sanitario degli interventi, perché sono stati fermi per circa, cioè comunque hanno fatto proprio il minimo indispensabile per circa 2 anni, adesso ci sarà una ripresa già iniziata, quindi il fabbisogno di sangue è maggiore, l'estate in arrivo purtroppo, cioè non purtroppo, siamo contenti, anche perché anche la malattia, diciamo, no, il contagio si sta più all'aperto, quindi è meno aggressivo, però la gente va in vacanza e quindi si abbassano la pressione sanguigna si abbassa e quindi anche questo è un altro motivo. Allora, qual è il nostro appello? L'appello è: chi può veramente donare è un privilegio, perché se tu doni significa che stai bene, che hai dei valori buoni, che sei una persona in salute. Quindi il nostro appello grande veramente è quello di chi può farlo, soprattutto i giovani che prendono, non prendono farmaci e comunque sono in piena attività, hanno quasi il dovere di farlo. E quindi è questo quello che noi chiediamo: avvicinatevi all'AVIS. Noi anche questa iniziativa che noi andiamo a fare, queste iniziative che partiranno da Fermo e poi verranno estese a tutte le 12 comunali, sono appunto per avvicinare le persone e l'AVIS è anche salute, movimento, e quindi è anche per questo che noi facciamo delle iniziative appunto per a questo fine. Vi do due numeri così di riferimento. Ho fatto un confronto tra le donazioni del primo semestre del 2021 confrontate con il 2022. Purtroppo tra sangue intero e plasma stiamo sotto di circa 300 unità. Quindi tanto. Questo è. Quindi rinnovo l'appello a tutti voi: chi può farlo, si avvicini all'AVIS, che è una bellissima cosa. A tutti e grazie ai donatori. Ringraziamo i donatori perché sono la base e quelli che ci permettono di andare avanti. E grazie a voi. Grazie a voi, ma poi rinterverremo e riparleremo alla fine di questo collegamento proprio su questa cosa che è fondamentale, proprio di donare. Anche noi di Radio FM1 ci mettiamo insomma in mezzo nell'appello, proprio perché è una cosa importante, e anche per questo è stata creata questa bellissima iniziativa Coloriamoci di Rosa. Simona Tomassetti, che oltre ad essere presidente comunale dell'AVIS comunale Monte Urano, è anche responsabile di questo progetto. Com'è nato Simona? Sì, eccoci, sì, infatti Coloriamoci di Rosa, questo è un progetto nato più o meno un mese e mezzo fa, prima dell'assemblea provinciale, recente. E con la presidente, con Elena, stavamo dicendo: ma noi dobbiamo fare qualcosa di propositivo, anche perché dobbiamo comunque incentivare uno stile di vita sano, perché come diceva prima Elena, donare è un privilegio, non solo un dono per gli altri, ma anche un dono per se stesso, per ogni persona che va a donare, perché appunto vuol dire essere sano. E quindi l'idea nostra era quella: proponiamo una camminata alla scoperta delle bellezze delle città dove ci sono appunto le comunali, proprio per appunto stimolare questo stile di vita sano, perché lo stile di vita sano è anche fare attività sportiva, andare a fare una camminata. E qual è la cosa migliore che camminare all'interno della propria città e andare a riscoprire delle bellezze che nessuno sa? E questo è un modo anche per sensibilizzare le persone che
possono in quella sede diventare donatori, perché è l'occasione per dire si può diventare donatori in questo modo. Quindi, come dicevo, è nata circa un mese e mezzo fa, e poi all'assemblea l'abbiamo proposta al sindaco di Fermo, perché l'idea è partiamo da Fermo, dato che è un progetto portato avanti dalla provinciale e in collaborazione con la comunale di Fermo, che si è appena ricostituita, e quindi dice andiamo in là proprio partendo da Fermo. Quindi in quella sede, quindi nell'ambito dell'assemblea, c'era il sindaco di Fermo, no? Di Fermo, Paolo Calcinaro, che è anche un nostro donatore, e quindi gli abbiamo lanciato questa proposta, lui l'ha raccolta, ci siamo messaggiati e subito ci ha messo in contatto con l'assessore, che è stata disponibile proprio a individuare il percorso, quindi a collaborare con questa iniziativa. Quindi l'iniziativa è proprio diretta a questo, a incentivare le persone ad avere uno stile di vita sano, anche perché vorrei dare anch'io dei numeri, anche la comunità europea ha proprio stimolato questa cosa, perché c'è stato proprio uno studio a livello di comunità europea dove hanno messo in evidenza che c'è un aumento della percentuale dell'obesità, e quindi ha stimolato tutti i paesi membri a portare avanti delle attività che sono indirizzate a questo, cioè a fare delle camminate, alla riscoperta dei beni architettonici, dei beni culturali. Perché un conto che uno dice alla persona sì, andiamo a fare sport, ma una persona potrebbe essere non incentivata, invece stimolare la persona, andiamo a vedere, facciamoci una camminata, sicuramente può essere un modo per incentivare quella persona a fare questa attività fisica, anche se blanda, ma noi sappiamo che le camminate hanno un effetto benefico su tutto il sistema, sia immunitario sia il sistema cardiocircolatorio, e quindi questo vuol dire appunto dare questa possibilità di stimolare uno stile di vita sano. Certo, è molto importante, poi riesce a coinvolgere così anche piccoli, grandi, cioè tutte famiglie, comunque sia persone giovani e anche meno giovani, perché la camminata la possiamo tutti quanti fare, poi con le bellezze di Fermo. Miccolo, quindi avete sposato immediatamente questa causa? Immediatamente, assolutamente, perché poi c'è tutte quelle iniziative, no, che riescono a coniugare il messaggio sociale come questo, no, quindi l'importanza di donare soprattutto in un momento così critico come quello che stiamo vivendo, e anche la promozione delle bellezze della nostra città e l'importanza del tenere in considerazione quanto la cura dell'anima, la cura degli occhi sia importante per essere sani, è qualcosa in cui crediamo fermamente, perché davvero lo vediamo spesso anche in altre occasioni, no? Mi vengono in mente le passeggiate del FAI, no? Quanta gente che magari vive, quindi è abituata a passare tutti i giorni di fronte a un determinato luogo, poi in realtà non ne percepisca veramente la magia, la bellezza, l'arte. E quindi queste occasioni diventano veramente preziose, perché coniugano tanti aspetti positivi della vita di ciascuno. E siccome davvero dirò una banalità, ma mens sana in corpore sano, cioè non è una banalità, perché ce ne scordiamo, ma non è una banalità, soprattutto nella società in cui stiamo vivendo oggi, in cui tutto diventa sempre molto complicato, in cui anche nutrirsi normalmente diventa un'utopia, no? da raggiungere, quello di avere un rapporto sano con il cibo, quello di godersi una passeggiata, di rinnamorarsi dell'arte, cioè sono tutte cose che abbiamo un po' dimenticato nel nome del progresso, della tecnologia, e che corriamo sempre troppo veloce. Esatto, e quindi noi, l'amministrazione, insomma, non può che ringraziare loro, l'ARIS, per aver pensato di partire dalla nostra città, e mi auguro davvero che siano iniziative ricche di partecipanti, e che si riesca anche attraverso questo a far ripartire il sistema delle donazioni, che davvero è fondamentale per tutti, e quindi grazie a voi. Bene, invitiamo veramente tutti quanti a partecipare a questa camminata. Come mai avete scelto proprio Si colora di rosa? Si colora di rosa perché le
Girl power. I dirigenti, chiamiamole così, le dirigenti del direttivo, delle provinciali e delle altre comunali, hanno deciso proprio insieme, no, di mettersi tutte quante insieme, e poi quindi è normale, essendo tutte donne, quindi il colore era coloriamoci di rosa. Naturalmente noi partiamo da fermo, ma poi questa target viene riproposto in tutte le altre comunali, per cui poi sarà la comunale di Porto Sant'Elpidio che organizzerà sempre insieme alla vice provinciale la già camminata. Avete parlato? Quindi ci sarà il 3 di luglio, quindi il 3 di luglio ci sarà questa camminata a Porto Sant'Elpidio, è da organizzare, ma la data è quella, quindi anche in quel caso ci sarà il coinvolgimento dell'amministrazione, per cui per vedere il percorso, che cosa andare a vedere, che cosa riscoprire a Porto Sant'Elpidio, perché ogni città ha sicuramente delle bellezze. Sia naturali che architettoniche da poter scoprire, ma soprattutto perché le persone che abitano in quella città magari non sanno la maggior parte di quel posto, perché ci passano davanti, lo vedono, ma non sanno la storia, non sanno, come diceva l'assessora, l'anima di quel posto, perché come diceva, naturalmente andare a vedere queste bellezze è anche capire, percepire l'anima che questi monumenti comunque ti trasmettono, perché la bellezza è comunque anima che tu respiri, e quindi c'è questo connubio tra corpo e mente sana, che io sono perfettamente d'accordo, quindi sposo questa iniziativa proprio a 360 gradi. È bellissimo l'effetto domino, no? Perché poi se tu passi davanti a un luogo che non ci vivi, però ci passi davanti e non sai, un giorno ti raccontano la storia di quel luogo. È veramente, quel luogo si anima, e c'è una trasmissione di memoria, perché poi tu ci ripassi insieme a tuo figlio, tuo nipote, e lo racconti. E te lo ricordi, e quel luogo non è più un muro o un palazzo, quel luogo c'ha una vita che tu poi cerchi di riraccontare, e quindi c'è anche questo effetto domino positivo, perché poi la storia passa, senza essere nulla di imposto o di pesante, passa semplicemente come racconto in città durante la quotidianità, quindi è una cosa secondo me positivissima e va potenziata al massimo proprio. Sono proprio d'accordo, infatti l'Avis vedi che coniuga il valore positivo della donazione del sangue, il valore positivo della camminata, il valore positivo della riscoperta dei nostri luoghi. Che cosa chiedere di meglio, è vero Elena? Io volevo fare un ringraziamento veramente all'assessore e a tutta l'amministrazione comunale che ci ha messo, che ha sposato con molto entusiasmo questa iniziativa, per noi appunto fondamentale, e ci mette a disposizione una o più guide per il percorso, che poi ve ne parlerà Antonietta. Sì, esatto. E ci ha dato il patrocinio, quindi per noi è veramente fondamentale, grazie di cuore. Grazie, bene, a proposito, vogliamo entrare proprio nel vivo, quindi capire bene, no, come si svilupperà domenica 5 giugno, Avis si colora di rosa, quindi si partirà da Fermo, vero Maria Antonietta Luciani, che è la componente del consiglio direttivo dell'Avis del comune di Fermo? Buongiorno, sono un po' emozionata perché questa è un'esperienza nuova, noi del comunale di Fermo ci siamo riuniti da ottobre, insomma, siamo ripartiti, quindi è un'esperienza molto da poco, nuova. Fresca, vai. Quindi, va bene, bellissimo, e cerchiamo di, iniziando noi, di poter far bene questa cosa che è molto positiva. E quindi è bellissimo poter fare questa camminata all'interno di questa città che più ne ha più ne metta, ha tanto da vedere. Sì. Io ho fatto già un'esperienza facendo parte di una delle quadrate della cavalcata, eppure non essendo una vera fermana so che la storia di Fermo non è conosciuta da molti. Quindi poter portare sempre avanti questo discorso, venire l'utile al dire, il sano con la storia, eccetera, è bellissimo. Quindi una camminata praticamente di quanti chilometri più o meno? Circa un 4, sarà un 4, 3, 4 chilometri. Ah, vabbè, si può fare. Vabbè, perché Fermo, molti dicono perché salite e discese. Allora, è un discorso che è tanto un po' faticosa, perché ci sono le salite e discese, però per vedere c'è molto e tanto, la storia è tantissima.
Poi quindi, era una camminata, no? Quindi sì. Piano piano uno si guarda sì. Le cose, cioè nel senso. Dai, sì, è fattibile. È una camminata aperta a tutti, grandi, piccini, per tutti. Da dove si partirà? Si partirà da piazza circa verso le 9:30. Poi naturalmente saremo guidati dalla guida che ci hanno naturalmente offerto con il comune, grazie mille. Perfetto. E quindi sarà molto importante questo perché ci spiegherà tanto. E saliremo verso il Duomo, quindi daremo una vista alla Villa Lucci e naturalmente alla cattedrale. E qui ci verrà spiegata un po' di storia di questa rocca antica che era il fulcro, cioè il fermo. Sì. Scenderemo per il teatro antico e poi ci dirigeremo verso Torre Matteucci. Torre Matteucci, naturalmente lì c'è la ruota degli esposti, che è molto sì. Importante sapere dove i bambini venivano lasciati perché non potevano essere gestiti, si sa la storia, e poi il ghetto ebraico lungo il corso che molti non conoscono. Cavoli, no, devo. No, io lavoro il 5, mannaggia! Lungo corso Cavour, infatti il ghetto ebraico penso che lo conosco. No, ci sarei venuta volentieri proprio perché per riscoprire, sì, no? Penso che questo sia questa... proprio conosciuto da poco. No, proprio penso che veramente sì. Chi all'ascolto pochissimi proprio. Esatto. E quindi questa è una cosa anche importante per farla conoscere anche ai giovani, a tutti. Poi si scenderà, si vedrà, si arriverà alla chiesa che non è più chiesa San Filippo, che è stata riaperta, ristrutturata, che è una bellissima luogo dove ci sono state anche mostre, eccetera. Poi c'è il Palazzo Sassatelli e poi ci sarà risalita verso il vicolo Bianca Maria Visconti e via Ognissanti. Bianca Maria Visconti porta un nome famosissimo per la storia di Fermo, sì. Che ha sposato il Francesco Sforza, sì. Che quindi è all'inizio della storia di Fermo, diciamo. Proprio della Grecia, certo. È nata la storia di Fermo dalla rocca, dove c'è il Duomo. E quindi questo è tanta storia. Tanta, poi la visita immagino anche le cisterne, immagino. Poi dopo, sì, esatto, poi ritorneremo verso Palazzo Azzolino e arriveremo al Palazzo dei Priori. Dopodiché c'è stato naturalmente, grazie al comune, è data l'opportunità di visitare la sala del Mappamondo e la sala e le cisterne romane, che è sempre bello, tanti nemmeno ancora l'hanno viste mai, è sempre bello rivederle per chi l'ha viste. E, questo che bello. Devo precisare. Ma anche chi li ha viste tante volte, esatto, secondo me è sempre bello sì. Rivedere questi posti. Ed è per me tanto importante, mi ha sempre colpito come millenni fa sono state costruite queste cisterne tutto a mano e c'è stata un'evoluzione, c'è stata una cosa nel tempo. Ma sembra impossibile come loro a mano abbiano fatto questi ingegneri di una volta costruire queste cose dove doveva starci sopra solo un giardino, invece c'è una città e ancora è ben intatta. Per carità, non me ne voglia l'ingegneria di oggi, tutta la cosa, ma i palazzi di oggi sembrano molto più fragili. Quindi ritengo che sia si una cosa molto, sia una cosa da prendere da esempio, perché questo è. Fa onore, funzionanti, esatto, quindi una cosa bellissima. E in pratica la camminata finirà verso le 12:30, così. Perfetto, precisi quindi, per andare a casa a fare un bel pranzo. Diciamo che sia come un trekking che si faceva in urbano, quindi sì. Bellissimo perché è interessante e perché fa conoscere, che poi sarebbe, si potrebbe fa conoscere le bellezze. Farne altri. E fare altri luoghi assolutamente. Poi ci teniamo a dirlo, no? Che è completamente anche Fermo è ricca di storie, di monumenti, di palazzi da vedere. Quindi certo, ed è gratuito stato. Poi soprattutto questo è gratuito. Allora noi chiediamo possibilmente di poter prenotare perché abbiamo fatto l'assicurazione, tutto perfetto. Ben organizzato, ma sarebbe bene sapere il numero dei partecipanti per renderci un po' conto. Daremo questo piccolo regalo, questo cappellino e la maglietta. Ah, pure io voglio la maglia. Ah, naturalmente i maschietti sarà bianca. Anche. Beh, ci sono tanti che hanno quel piacere in rosa, sinceramente. Anche bianca, sì, rosa, un piccolo, uno sceglie. Va bene, un pic-
dono che rimane un presente. E quindi penso che sia bello poter partecipare. Speriamo, ecco, di avere partecipazione. Dobbiamo, chiedo che prenotino le persone al numero 350 165 6636, che è il numero del nostro presidente della comunale di Fermo, che è giovanissimo. Perfetto. 21 anni. C'ha 21 anni? Ah, lo salutiamo. È il giovane delle varie comunali, quindi va bene citarlo, va benissimo citarlo. Perfetto, grazie mille Maria Antonietta. Vedo che Simona vuole aggiungere qualcosa prima di chiudere. Sì, esatto, una precisazione. Allora, le iscrizioni le prendiamo anche al mattino, quindi noi ci ritroveremo alle 8:30. Quindi proprio in piazza, dalle 8:30 alle 9, quindi le iscrizioni vengono prese. Come diceva Maria Antonietta, si preferisce che l'iscrizione venga fatta tramite il telefono, quindi basta un messaggio WhatsApp indicando nome, cognome e data di nascita, in modo che così noi abbiamo tutto l'elenco, anche perché poi dobbiamo comunque emettere i biglietti per poter entrare all'interno delle cisterne romane e della sala del mappamondo, quindi ci necessita comunque sapere il numero delle persone che parteciperanno proprio dal punto di vista organizzativo. Ripeto, come ha detto Maria Antonietta, è un evento totalmente gratuito, proprio perché questo, come dicevo, ci serve per la sensibilizzazione, quindi in quel giorno chi non è donatore può tranquillamente chiedere informazioni per diventare donatore e potrebbe anche iniziare a fare l'iscrizione anche in quella nella stessa mattinata. La stessa mattinata, esatto. Fatelo, voi che siete in ascolto adesso, che siete in auto oppure che state, ecco, dovunque voi siate, andate a fare questa bella camminata perché veramente ne vale la pena, unite un sacco di cose positive. Esatto. L'altra cosa, regaleremo i cappellini, quindi ci sarà colore rosa naturalmente per le donne e color bianco per gli uomini, anche se leggevo, ma questo poi è venuto dopo, che comunque il color rosa è un colore che veniva utilizzato anche dai nobili, dagli uomini, quindi noi abbiamo fatto comunque questa distinzione, però ecco, coloriamoci tutti di rosa. Sì, anche, sì, ma che poi Esatto, pari opportunità, esatto. Ma anche perché ci sono anche tante donne che non amano il rosa, esatto. Quindi non vuol dire, esatto, però il rosa comunque si sta a simboleggiare questo, una cosa importante, che l'unione anche di tante belle donne, insomma, insieme, che si sono unite dell'Avis appunto e anche dal comune, esatto, di Fermo, per un'iniziativa veramente molto di valore. Sì, sì, qui infatti poi passo la conclusione, cioè un ringraziamento grande proprio al comune di Fermo. Bene. Hanno sposato proprio appieno questa iniziativa e quindi grazie. Ci siamo. Glielo posso restituire? Assolutamente, prego. Ci ringraziamo, ci abbracciamo. Esatto. Quindi domenica 5 giugno Avis si colora di rosa, una camminata salutare alla scoperta del territorio. Grazie a tutte di essere state con noi.